E lei, regina, è pronta a dare una trasmissione molto dura a Natale poiché il suo messaggio si concentrerà sul principe Filippo, ha affermato un commentatore reale. La regina, 95 anni, si rivolge alla nazione con un messaggio speciale a Natale mentre riflette sull'anno. Il discorso tocca i principali eventi dell'anno con un focus specifico sull'impero britannico. Neil Sean, corrispondente reale della NBC, ha affermato che la regina parlerà della vita del principe Filippo, morto il 9 aprile, ha detto, Sua Maestà la regina si concentrerà sulla perdita all'inizio di quest'anno del duca di Edimburgo. Naturalmente ha colpito la nazione, ma non avrebbe potuto influenzare nessuno più della regina. Abbiamo visto che negli ultimi mesi sembra aver perso un po' di peso e, naturalmente, sta usando un bastoncino per comodità. La trasmissione si concentrerà sul buon lavoro che ha svolto e, naturalmente, su come è diventato il nonno della nazione. Ciò che è anche bello sapere è che guarderà indietro alla sua vita, non solo alla sua vita reale, ma anche alla sua vita lavorativa prima di entrare nella famiglia reale alla fine degli anni 40. Per Sua Maestà la regina che diventerà una trasmissione molto dura dato quel periodo dell'anno, rende quasi ancora più difficile ricordare i propri cari con cui speri di stare. Le sue affermazioni arrivano come il suggerimento della regina che è irritata dalla mancanza di azione nell'affrontare il cambiamento climatico e una risposta di buon senso che riflette le opinioni di molti, hanno detto i commentatori reali. Sembrava esprimere la sua esasperazione poche settimane prima che i leader mondiali si riunissero a Glasgow per la conferenza ONU sul cambiamento climatico COP26. La biografa reale Penny Junor ha affermato che il punto di vista della regina non è controverso e fa eco alla frustrazione del principe di Galles e del duca di Cambridge, mentre lo storico reale Hugo Vickers ha affermato che i suoi commenti sarebbero stati supportati dal duca di Edimburgo.